signori, buonasera e benvenuti al concerto di Natale 2012. Come avete potuto vedere fin dall'inizio, questa sarà una serata davvero emozionante e che vi riserverà un sacco di sorprese. Proprio per questo motivo quest'anno abbiamo scelto di fare iniziare, di aprire il concerto di Natale con la voce dei bambini, con la voce e con la musica dei bambini, quindi dei futuri cantanti e musicisti del nostro paese. Con grande piacere che quindi vado a presentarvi prima di tutto la Young Band e poi le voci dei bambini del coro della scuola elementare di Pontelambro. Si tratta infatti di due nuove realtà per noi. La Young Band fa parte del corpo musicale Cavalier Pietro Masciadri ed è stata promossa dal maestro Alessandro Pontigia ed è nata proprio quest'anno. Lo scopo di questa formazione è quello di introdurre i giovani che frequentano la scuola allievi alla musica di insieme, affiancando quindi le lezioni individuali con l'occasione di poter studiare e soprattutto suonare insieme. Con l'aiuto delle maestre della scuola elementare di Pontelambro è stato poi portato avanti un progettino per il concerto di Natale a scuola, realizzato dal coro dei bambini e dalla Young Band. Visto l'impegno dimostrato dai bambini e l'ottimo risultato che si è ottenuto con questo concerto, abbiamo proprio deciso di riproporlo, di ripresentarvelo questa sera in apertura del concerto di Natale. Quindi vi chiedo ancora un grandissimo applauso per i nostri bambini e per i piccoli musicisti del corpo musicale della Young Band. Ora invece entriamo proprio nel vivo del concerto di questa sera, dove vedremo protagonisti due elementi, ovviamente. Il primo è quello della musica, che sarà presentata dai musicisti del corpo musicale Cavalier Pietro Masciadri. Il secondo elemento invece sono le voci, le splendide voci del coro dell'Istituto Teresa Ciceri di Como. Adesso vado, intanto che appunto i musicisti lasciano il posto, il coro prende posizione, vado a presentarvi questa realtà che ci ha accompagnato già nel concerto di Natale dello scorso anno, per chi era presente. Il coro nasce nell'anno scolastico 1999-2000 nel laboratorio musicale della Scuola Media Ugo Foscolo, come attività corale dedicata proprio ai bambini. Sempre sotto la direzione della professoressa Tiziana Fumagalli, il coro si è evoluto in varie formazioni, le voci bianche, le voci femminili, le voci miste e il coro giovanile destinato ai ragazzi delle scuole secondarie superiori ed entrando poi nel 2008 a far parte del liceo musicale dell'Istituto Teresa Ciceri. Il coro è in continua evoluzione, infatti le classi prime prendono il posto dei ragazzi di quinta e si integrano quindi nel coro grazie all'aiuto degli studenti più esperti. Inoltre la partecipazione di alcuni docenti consente un positivo e reciproco scambio di conoscenze ed abilità. Il coro ha affrontato negli anni diversi repertori e ha partecipato a rassegne nazionali e provinciali, quindi crescendo e aumentando notevolmente la sua formazione. Come vi dicevo prima, chi ha assistito al concerto di Natale dell'anno scorso ha già avuto modo di ascoltare queste splendide voci, chi invece se le fosse perse ha l'occasione di farlo quest'anno. Quindi invito quindi il coro a prendere posto e vi vado a presentare il primo brano che è preso dalla tradizione irlandese e si intitola Down by the Selly Gardens. Questo primo brano sarà presentato da tre voci, da tre soprani che sono Anna Gaspa, Silvia Martinelli e Sara Silocchi, accompagnata al pianoforte da Martina Ronchi. Vi chiedo quindi un grande applauso e vi auguro una buona serata. The Sally Garden, we
Sempre il coro femminile ci presenta ora un altro brano. Questa volta entriamo nella tradizione inglese ed ascoltiamo Ding Dong armonizzato da Pestuggia. Quindi ancora un applauso per il coro femminile diretto da Tiziana Fumagalli. Abbiamo quindi ora un cambio di voci, perché si esibirà il coro misto, che presenta un canone di Melchior Frank, che si intitola Da Pacem Domine. Quindi diamo appunto il tempo, proprio qualche secondo, perché il coro si assesti, e poi proseguiamo con questo nuovo brano che si intitola, come vi ho detto, Da Pacem Domine. Il coro misto ci presenta invece un brano del compositore italiano Francesco Soto, che si intitola Giunti i pastori. Come sempre a dirigere sarà la professoressa Tiziana Fumagalli. Giunti i pastori. Yeah.
Per il prossimo brano torniamo in Inghilterra ed è infatti un altro brano della tradizione inglese che si intitola Con Away in a Manger. Quindi ascoltiamo insieme ancora il coro misto che ci presenta Away in a Manger. Seguire col prossimo brano, vi chiederei ancora un altro applauso ancora più caloroso, perché veramente questi ragazzi sono davvero bravissimi. Restiamo ancora in terra anglosassona e andiamo ad ascoltare un altro brano sempre della tradizione inglese che si intitola What Child Is This? Quindi ascoltiamo insieme ancora il coro misto che presenta What Child Is This? Just
quasi giunti alla fine di questa prima parte della serata di concerto di Natale. Quello che vado a presentarvi adesso è infatti l'ultimo brano che ci sarà presentato dal coro dell'Istituto di Teresa Cesare di Como e si intitola Hymne à la Nuit ed è un brano composto da Rameau. Diretto quindi sempre dalla professoressa Tiziana Fumagalli, ascoltiamo il coro che si esibisce in Hymne à la Nuit. Pronti per iniziare con la seconda parte, dove saranno protagonisti quindi interamente i musicisti del corpo musicale Cavalier Pietro Masciadri. Il primo brano si intitola Oregon ed è di Jacob de Haan.
Jacob Dam era un musicista olandese di Rotterdam, noto soprattutto grazie alle sue composizioni per banda. I suoi studi iniziano presso il conservatorio di Leeuwarden, dove successivamente trova impiego come docente. Jacob Dam deve la sua formazione anche all'ambiente familiare, che gli permette l'avvicinamento alla musica, sia al piano che alla tromba, fin dalla giovane età. Tra le sue composizioni più note vanno ricordate Oregon, il concerto d'amore e la storia. Quella che ascolteremo stasera è proprio Oregon, ed è la visione musicale che si percepisce viaggiando in treno sulla famosa Union Pacific, attraverso l'affascinante paesaggio dell'Oregon. Incontreremo quindi gli indiani, i cowboy, i cercatori d'oro e dei vagoni di carbone. È una composizione molto impegnativa e anche molto varia, ricca di cambi di tempo. Prima tranquilla e maestosa come un paesaggio di montagne e di fiumi, ora invece vivace come la vita della gente di frontiera. Il pezzo inizia con un motivo musicale lento, introducendo il primo tema in chiave minore. Nel successivo più veloce movimento musicale possiamo invece anche ascoltare i tromboni imitare il suono del treno a vapore. Insomma, a quello che andremo ad ascoltare questa sera è un magnifico ritratto musicale di questo stato americano. Ascoltiamo quindi insieme Oregon e chiamo a dirigere il maestro Alessandro Pontigia. Thank you.
molto bravi, direi che come inizio non c'è male. Siete riusciti quindi a riconoscere il treno, a vedere in lontananza i cowboy? Sì? Sì? Benissimo, dai. Allora preparatevi perché adesso cambiamo invece completamente atmosfera e entriamo in Italia. Perché il prossimo brano che vado a presentarvi è un'aria del Barbiere di Siviglia di Gioachino Rossini. Gioachino Rossini è uno forse tra i più grandi compositori italiani. Nacque a Pesaro il 29 febbraio del 1792 e morì poi a Parigi il 13 novembre del 1868. Il padre Giuseppe suonava per professione nella banda cittadina e nelle orchestre locali, mentre invece la madre, Anna Guidarini, era una discreta cantante. Rossini è quindi cresciuto in mezzo alla musica e ha potuto spaziare attraverso vari generi musicali. Quello per cui è ricordato però maggiormente è per essere uno dei più grandi operisti della storia, autore di spartiti famosissimi e celebrati, quali Il Barbiere di Siviglia e Il Guglielmo Tell. Il Barbiere di Siviglia fu composto proprio da Rossini sul libretto di Cesare Sterbini ed è tratto dalla commedia omonima di Beaumarchais. Il titolo originale è Alma Viva, ossia L'inutile precauzione. Prima di lui, Giovanni Paisiello aveva messo in scena il suo Barbiere di Siviglia nel 1782. La prima rappresentazione ebbe luogo il 20 febbraio del 1816 al Teatro Argentina, a Roma, e terminò tra i fischi. A provocarli, secondo i pettegolezzi dell'epoca, sarebbero stati gli impresari di un teatro concorrente, il Teatro Valle. Altri invece sostengono che la colpa fu di alcuni seguaci proprio di Paisiello e della sua versione dell'opera. Il solo annuncio che Rossini stava preparando una nuova versione del Barbiere di Siviglia aveva infatti suscitato non poche polemiche, anche in considerazione del fatto che all'epoca Paisiello era ancora vivo. Il fiasco della prima fu però riscattato immediatamente dal successo che ebbero le repliche e l'opera di Rossini finì presto per oscurare la precedente versione di Paisiello, divenendo una delle opere più rappresentate al mondo. Io sono certa che stasera qui non ascolteremo neanche un fischio per questa rappresentazione e invito quindi all'ascolto della Sinfonia dell'Opera che sarà diretta dal maestro Alessandro Pontigia. Buon ascolto. Thank you.
Thank you.
davvero complimenti. Il prossimo brano di questa sera è un brano del Jesus Christ Superstar, il film del 1973 diretto da Norman Lewison, trasposizione sul grande schermo del musical omonimo di Tim Rice, che fu l'autore dei testi, e di Andrew Lloyd Webber, che invece fu l'autore della musica. L'opera narra l'ultima settimana della vita di Cristo, prima della morte per crocifissione. Questi ultimi 7 giorni della vita di Gesù sono messi in scena sotto forma di musical da un gruppo di hippie e narrati dalla prospettiva originale del punto di vista di Giuda. Monopolizzano la scena 3 personaggi. Gesù, rappresentato dalla figura che ha molto di umano e poco, quasi nulla di divino, e che manifesta di fronte alla morte i dubbi e le paure tipicamente umani. Giuda Iscariota invece è la figura cardine della narrazione, il vero protagonista del film, razionale e coerente, non traditore, ma vittima a suo malgrado, come il suo maestro, di un disegno del destino più grande di lui. Infine Maria Maddalena, la femminilità più dolce, investita da un amore che non sa comprendere. Come nell'opera teatrale, non compare Maria, la madre di Gesù, e Gesù non compie miracoli, un fatto ancora unico in un film sulla vita di Cristo. A differenza di altre trasposizioni cinematografiche di musical, il Jesus Christ Superstar è interamente cantato, senza dialoghi parlati. Lascio quindi ora la parola alla musica, ascoltiamo insieme Jesus Christ Superstar e chiamo in pedana il maestro Alessandro Pontigia. Thank you.
probabilmente non si è sentito, il solista di questo brano è stato Paolo De Capitani alla tromba, per cui vi chiedo un altro applauso. Siamo arrivati all'ultimo brano. L'ultimo brano di questa sera si intitola Lord Chalamor ed è una composizione di Carl Wittrock. Arriviamo ai giorni nostri, infatti il compositore è nato nel 1966 a Goa, dove inizia a studiare violino e clarinetto nella scuola di musica locale. Prosegue gli studi al Conservatorio di Enschede, ottenendo i diplomi di musica per la scuola nel 1990, direzione d'orchestra nel 1991 e direzione d'orchestra per professionisti nel 1993. Wittrock dice di se stesso: componendo cerco di creare qualche cosa che riesca ad entusiasmare sia i musicisti che gli ascoltatori. Per me è più importante l'ispirazione del desiderio di innovazione. In questo lavoro il compositore olandese ci presenta la sua visione della musica folk irlandese, che si traduce in un brano molto variegato che dà luogo a una composizione tripartita, stimolante e molto impegnativa. Si tratta appunto di una mescolanza di musica folk di ispirazione irlandese sotto una veste continentale. Lord Chalamor contiene brani di tecnica brillante e momenti invece di calma lirica. Chalamor è un piccolo villaggio della Repubblica d'Irlanda e ancora una volta ai nostri musicisti viene chiesto uno sforzo in più, perché attraverso la musica dovranno farci immaginare questi paesaggi. Infatti il paesino si compone fondamentalmente di tre elementi particolari. Prima di tutto un bellissimo scenario naturale, quindi dell'ottima musica e del delizioso whisky. Tutti elementi che saranno tradotti in musica e quindi che saranno sicuramente molto suggestivi da ascoltare. Un brano impegnativo ed appassionante che speriamo vi doni una grandissima emozione. Ascoltiamo quindi insieme Lord Chalamor, diretto dal maestro Alessandro Pontigia. Thank you.
Vado come giusto a presentarvi i solisti di questo brano, che erano Benedetta Bramani allo xilofono, e Alessandro Pirovano al fagotto. Come vi avevo anticipato prima, questo era l'ultimo brano di questa seconda parte, quindi io adesso cedo la parola al presidente del corpo musicale Cavalier Pietro Masciadri, chiamo Licia Mauri. Eccolo, un applauso. Buonasera a tutti, grazie per essere intervenuti così numerosi al nostro concerto. Spero che le musiche che vi abbiamo fatto ascoltare stasera, i canti, i suoni, siano stati di vostro gradimento e vi siano piaciuti. Colgo l'occasione per augurare buon Natale, buone feste, un po' di serenità a tutti, visto che tutti ne abbiamo un po' bisogno in questo periodo. E mi tocca, devo passare i ringraziamenti, li fanno sempre fare a me, io preparo il mio foglietto così spero di non saltare nessuno. Innanzitutto Don Stefano e Don Cristian, che purtroppo stasera non può essere con noi per altri impegni, che ci ospitano sempre con la loro magnifica disponibilità. Quindi Don Stefano, se vuole dirci due parole, dai, tocca a lei. Ma io non ho mica suonato, non è più che mi fate gli applausi. Poi non sapete cosa vi devo dire, magari poi. No, anzitutto un ringraziamento a chi ha cantato e chi ha suonato. Magari uno viene al concerto di Natale e si aspetta pive pastorali, e qui invece è tutti colori, come si dice. Ma perché credo che in queste occasioni ciascuno cerchi di dare il meglio, così come i Re Magi che hanno tirato a casa quello che di meglio ci avevano. Oro, incenso e mirra. D'altra parte il Natale è il segno che Dio dà il meglio di sé, cioè dà proprio se stesso, più di così, e credo che allora, ringraziando i musicanti, i coristi, li ringraziamo anche perché ci fanno l'invito di vivere il Natale dando il meglio di noi stessi. È un periodo in cui rischiamo di dare il peggio di noi stessi, ma noi siamo capaci di fare molto di più. Per cui grazie a loro, perché ci invitano a non perdere la speranza e a rinnovare il nostro impegno per dare il meglio di noi. Auguri. Grazie ancora a Don Stefano, e ora pregherei un rappresentante dell'amministrazione comunale di venire a dirci due parole. Ringraziamo sempre la nostra amministrazione, che è sempre disponibile sia finanziariamente che moralmente a darci una mano, e quello di cui abbiamo bisogno nei limiti del possibile vede di darcelo sempre. Grazie. Buonasera a voi. Porto i saluti del sindaco e dell'assessore, che purtroppo stasera non sono potuti essere presenti. Sono felice invece di esserci io ancora una volta a questo concerto di Natale, che tutti gli anni oramai puntualmente ci viene presentato dal nostro corpo musicale. È una cosa bellissima, perché dobbiamo essere fieri e orgogliosi di avere una banda a Pontelambro, un corpo musicale così numeroso. Sono contento altresì della bellezza che la musica può e porta sempre e unisce i popoli con questo suo linguaggio universale, un linguaggio senza frontiere, senza limiti, che ci riesce ancora a far sognare e a trasfondere, come diceva prima anche il parroco, serenità, pace. Questo è importante di questi tempi. E quindi non mi resta che fare i migliori auguri al parroco, Don Stefano, Don Cristian, al corpo musicale, al suo giovanissimo maestro Alessandro Pontigia, alla professoressa Fumagalli e al coro, che
già ci ha lietato l'anno scorso e che continua a lietarci. Auguri davvero a tutti voi, alle vostre famiglie, di un lieto Natale e di un felicissimo 2013. Vorrei ringraziare ora il coro dell'Istituto Liceale Teresa Ciceri, vorrei ringraziare il preside e soprattutto la professoressa Fumagalli e tutti i ragazzi che hanno accettato e accolto ancora una volta l'invito a venire a collaborare con noi per la realizzazione di questo concerto. Se vuole dirci due parole, professoressa, grazie. La scomodo, ma venga a dirci due parole, darci un saluto, venga. Intanto i nostri allievi del corpo musicale ci portano un piccolo omaggio per la professoressa e preghiamo anche di portarci un cestino con dei piccoli omaggi per i coristi che la professoressa poi distribuirà per i suoi ragazzi. Grazie, potete portarli lì. Portateli su, dai. Portateli su, dai. Sono su. Portate di qua, andate da meno per i miei ragazzi. Allora, no, intanto, vabbè, porti i saluti del preside che non stava bene. Fin da ieri, ma abbiamo avuto l'open day e quindi è stato sulla breccia fino all'ultimo. E se devo dire qualcosa, devo dirvi che, come accennato già, che siano tempi difficili, credo lo sappiamo tutti. Per la scuola sono tempi molto difficili e ci tengo a sottolineare che con i ragazzi abbiamo fatto prova fino a oggi, abbiamo lavorato fino a oggi per questo concerto, perché in sé non si sapeva se il progetto del coro avrebbe potuto essere sostenuto, perché al Ministero non hanno ancora stanziato i soldi per le scuole, credo che in tanti lo sappiano. E quindi devo ringraziare, dobbiamo noi ragazzi ringraziare tantissimo il preside, perché alla fine ha sostenuto tanto il coro e alla fine ha deciso che, soldi o non soldi, questo progetto sarebbe andato avanti lo stesso. E l'abbiamo saputo proprio pochi giorni fa. E quindi potremo andare avanti anche quest'anno, indipendentemente dal sostegno del Ministero. E questa è veramente una cosa importante, perché il coro è qualcosa di fondamentale, non soltanto dal punto di vista musicale, ma proprio per imparare a stare insieme, per imparare ad arrivare insieme a un risultato e a un obiettivo. Quindi, grazie. Adesso tocca al nostro maestro, il nostro grande maestro Alessandro Pontiggia, che, come dico sempre, nonostante la sua giovane età, ci comanda veramente a bacchetta. Quindi un grosso grazie. Grazie. Grazie Alessandro, grazie di cuore. Vuoi dirci qualcosa? Sei un uomo di poche parole. Non possiamo poi non ringraziare la nostra grandissima e ufficiale presentatrice, la presentatrice ufficiale del Corpo Musicale di Ponte Lambro, la nostra Paola. Vorremmo fare un ringraziamento particolare anche agli sponsor, alla Hippo Group e tutti gli sponsor che potete vedere sul programma che avete, poi i vari negozi di alimentari, gli amici, le mamme, papà, parenti, zii, tutti quelli che
ognuno a proprio modo, secondo le proprie possibilità, ci hanno aiutato, ci hanno dato una mano nella preparazione, nella realizzazione del rinfresco che ci sarà poi in mansarda. Tutti possono partecipare, qui di fianco alla chiesa proprio. Vi ricordo che sul nostro sito www.bandadipontelambro.it, completamente rinnovato, vorrei far presente, dal nostro tecnico informatico nonché musicante Marco Sartini. Marco, dove sei? Ah, ecco, lo ringraziamo. Lo ringraziamo di cuore perché veramente ci mette l'anima per realizzare sempre tutte queste cose tecniche di cui io non capisco niente, ma loro che sono più giovani sanno come trattare. Sul nostro sito potete trovare tutte le informazioni, le iniziative del corpo musicale. Giusto una parola sui corsi. Quest'anno abbiamo dato il via a un nuovo corso che si chiama Do Re Mi. È dedicato ai bimbi dai 3 ai 7 anni. È tenuto da un'insegnante diplomata in flauto, esperta nell'insegnamento ai piccoli. E permette ai bambini, attraverso dei giochi, canti, fiabe, di iniziare ad apprendere il senso del ritmo, del tempo, dei suoni. Al momento è seguito da 6 o 7 bimbi e speriamo che, andando avanti anche l'anno prossimo, ce ne siano ancora molti di più, perché veramente io ho seguito alcune lezioni, è veramente carino, interessante. Poi abbiamo il nostro tradizionale corso allievi, che è quello che ormai da qualche anno portiamo avanti. Gli allievi vengono nella nostra sede, ci sono degli insegnanti diplomati nei vari strumenti che insegnano loro sia teoria e solfeggio che gli strumenti che potete vedere qui nella banda, a seconda della disponibilità che abbiamo. Se qualcuno di voi, non è importante che sia piccolo o grande, tutti possono venire a suonare in banda. Se ci volete venire a trovare a sabato pomeriggio, noi siamo nella nostra sede di via Trieste, dove ci sono le scuole medie. Poi l'ultimo ringraziamento è riservato a tutti i ragazzi, giovani, non più giovani, a metà, una via di mezzo, del corpo musicale di Pontelambro e dei corpi musicali dei paesi vicini, tipo Caslino, Lurago d'Erba, tutti quelli che ci danno una mano e ci permettono di realizzare le varie iniziative, soprattutto questo concerto che è il nostro concerto principale durante l'anno. Un grazie di cuore a tutti loro. E per finire la nota dolente, purtroppo la nostra banda ha molte spese, nel senso che gli strumenti vanno acquistati, vanno riparati, le divise vanno cambiate man mano perché questi ragazzi crescono, vabbè, ce li passiamo uno con l'altro, lo giuro, però arriva un certo punto che le divise vanno comprate. Quindi se volete lasciare una piccola offerta, lo so che sono tempi duri, però ognuno a seconda delle proprie disponibilità, all'uscita della chiesa troverete delle gentili signore con delle scatole che si prestano a raccogliere le vostre offerte e poi siete tutti invitati al rinfresco in mansarda. Grazie mille e buon Natale a tutti. Per chiudere la serata ovviamente c'è ancora la musica protagonista, la musica e il canto, perché l'ultimo brano della serata è presentato insieme dai musicisti del corpo musicale e dai coristi, quindi dell'istituto liceale di Como. Non vi dico altro, vi lascio alla musica, vi lascio alla sorpresa e alla suggestione che questo ultimo brano sicuramente darà a tutti noi. Vi auguro anche da parte mia davvero un sereno Natale, speriamo che con questo concerto abbiamo aperto insomma un po' questi giorni che ci aspettano, che siano davvero sereni e lieti veramente per tutti con le nostre famiglie. Ancora tanti auguri e adesso la parola ancora alla musica, quindi con il maestro Alessandro Pontigia e la professoressa Fumagalli.
grazie ancora a tutti, quindi grazie al coro e grazie ai musicisti per la splendida serata che ci hanno regalato e grazie a tutti voi per essere stati con noi così numerosi anche questa sera. Vi aspettiamo quindi al rinfresco per brindare insieme e vi rinnovo ancora gli auguri di un felice Natale. Grazie e auguri a tutti.